Ciao a tutti, Spipoli! Siamo qui con Pikachu e Tim. E siamo sul luogo dell'incidente del babbo. Sono sicuro che dopo l'interrogatorio ne sapremo di più. Stanno aspettando l'interrogatorio di Carlos. Non vedo l'ora. Già, intanto abbiamo ancora molto da fare. Sai, siamo un ottimo team, io e te. È buffo, non trovi? Chissà se mio padre è laggiù. Da qualche parte in città. Già, chissà. Ehi, Pikachu, non dormire. Barry, dove sei finito? Chi è? Sicuramente è un Pokémon. Ok. Vuoi continuare a giocare? Certo, sì. Iniziato ora. Capitolo 4, l'isola Cappucci. Era già passato qualche giorno dall'arresto di Carlos e aspettavamo con ansia notizie dell'ispettore Holiday. Chissà come sta. Andiamo a interrogatorio. Come è andato l'interrogatorio? Già, chissà. Ma sai, nessuna nuova buona nuova. Cerchiamo di rilassarci. Ti preoccupi troppo, rilassati. Siamo venuti qui per distrarci un po'. Se fai così, mi mette agitazione. Guarda questi Pokémon alati. Con le loro belle testoline vuote. Aia, ma chi ti prende? Non mi riferivo a te. Ehi, Fletchling. Tra te e Amanda non so chi è più suscettibile. Pikachu, ha qualcosa nel becco, vediamo. Che cos'è? Sembra un messaggio. E da parte di Baker. Ci sono delle novità e vuole parlarci. Andiamo, torniamo all'agenzia. Come on. Beh, ci vediamo. Io e le mie briciole di pane abbiamo da fare. Basta, devo andare. Per oggi basta, pane, mettetela. Gli facciamo lo zolletico. Oh, eccolo. Ecco Axel. Dimenticavo, ti piacciono i ciambelle, vero? Andiamo. Ehi, le mie gambe sono più corte di tue, sai. Signor Becky, ispettore Holiday. Ciao, come va? Grazie per essere venuto. Abbiamo interrogato Carlos e volevo dirti cosa ho scoperto. So che non vedi l'ora. Infatti, puoi dirlo forte. Infatti, ci aiuterà con l'indagine. Sentiamo. Parliamo. Finalmente ci siamo, Tim. Ho il rapporto interrogatorio di Carlos. Mi dica tutto. È emerso che Carlos non è il solo responsabile dell'incidente al PCL. Ha parlato di un personaggio misterioso che avrebbe organizzato tutto dandogli direttive. Davvero? Carlos ha confessato di averlo fatto per poter ricevere i fondi che gli permettevano di continuare le ricerche sull'agente R. Ha quindi qualcuno gli ha chiesto di mettere i bastoni tra le ruote. Esatto, e quanto pare questa stessa persona ha pianificato l'incidente di Harry. Che cosa? Anche l'incidente di papà è stato opera sua? Il personaggio misterioso. Vediamo l'incidente di Harry. Finora sapevamo solo che tuo padre aveva avuto un incidente, ma adesso, grazie alle informazioni che abbiamo avuto da Carlos, possiamo vederci più chiaro. Tuo padre non è precipitato a quel dirupo per un semplice incidente. Alle calcagna proprio il nostro personaggio misterioso. Ma perché? Stando a Carlos, Harry sapeva troppo. Sembra che il personaggio misterioso fosse coinvolto in incidenti su cui indagava Harry. Il personaggio misterioso? Carlos sostiene di non sapere di chi sia questo personaggio misterioso. Tutte le comunicazioni fra loro sono avvenute per telefono e l'agente R veniva consegnato tramite un intermediario. Sembra che i due non si siano mai incontrati di persona. Allora Carlos non aveva parlato all'agente R nemmeno ai suoi colleghi del PCL. Cosa avrà fatto questo personaggio misterioso a venire a conoscenza? Certo, è un bel mistero. Anche Carlos si chiedeva la stessa cosa. C'è qualche possibilità che Carlos stia mentendo? Non credo, considero un sesto senso che mi viene dalla mia esperienza di poliziotto, ma sono sicuro che Carlos non ha mentito. Beh, sembra che questo personaggio misterioso abbia i suoi canali di informazione. A quanto pare Carlos gli ha fornito i suoi studi sull'agente R e i suoi componenti per produrlo.
Se solo sapessimo qual è lo scopo di questo personaggio. Cosa vuol fare con una sostanza così pericolosa? I componenti dell'agente R. Nemmeno Carlo sa di quale Pokémon si tratti. Stiamo studiando il vecchio quaderno con gli appunti sulle ricerche di Walls. Se scopriamo qualcosa ti farò sapere immediatamente. Ok. E qui abbiamo chiacchierato con tutti, abbiamo utilizzato tutte. Signor Beck, cosa ne pensa del caso di mio padre? Pensa che mio padre sia stato messo fuori a gioco per quello che aveva scoperto? È l'ipotesi più probabile. Stava indagando sugli incidenti causati dai Pokémon negli ultimi 6 mesi. Ah, sì, sembra stiano diventando sempre più frequenti qui a Rime City. L'interrogatorio di Carlos, la persona che ha cercato di toglierti di mezzo, è la stessa che ha causato l'incidente di Harry. A quanto pare abbiamo attirato la sua attenzione. Forse temeva che tu scoprissi qualcosa di troppo sull'agente R. E Harry, che cosa avrà scoperto per fare una fine del genere? Incidenti causati da Pokémon? Quei Pokémon in genere sono tranquilli, ma improvvisamente perdono il controllo. Tutti gli incidenti degli ultimi tempi hanno questo elemento in comune. Pensa che tutto ciò sia da ricondurre all'agente R? Sì, penso che sia l'ipotesi più plausibile. Il personaggio misterioso? Credo che ci sia un nesso fra l'incidente al PCL e quello di Harry. Devo riuscire a scovare il personaggio misterioso che era in contatto con Carlos. Sento che è fondamentale per ritrovare mio padre. Puoi contarci sul mio aiuto, Tim? Bene, abbiamo chiacchierato anche con il tipo. Dimmi, a quanto pare dietro l'incidente di Harry e quello del PCL c'è la stessa persona. Se riusciamo a prendere questo personaggio, forse sapremo dov'è mio padre. Ma non abbiamo nessun indizio che ci aiuti a capire come arrivare da lui. Ho un'idea. Questo personaggio è dietro l'incidente causato dall'agente R, giusto? Indagando su quella sostanza, dovremmo scoprire qualcosa che ci aiuterà a capire chi è, e quali sono i suoi scopi. È una buona idea. Ma in che modo vorresti indagare sull'agente R? Parlando direttamente alla persona che l'ha creato. Già, è sicuramente quello che ne sa di più. E sa di chi sto parlando, vero? Di Walls! Esatto, vedo che hai una buona memoria. È stato Walls. Dobbiamo parlare con lui. Molto bene, allora dobbiamo trovarlo. Ispettore? Io e Pikachu stiamo pensando di rintracciare il signor Walls. Oh, è un ottimo punto di partenza. Anzi, abbiamo appena scoperto dove abita. Sembra che si sia trasferito sull'isola Cappucci. Già, contavo di dirtelo una volta avuta la conferma. Che dici di andare là, Tim? Così potrai parlargli di persona. Dici davvero? Certamente, so che posso rifiutarmi. Fantastico, grazie mille, ispettore. Uno dei miei uomini, McMaster, è già sull'isola per un altro incarico. Se ci sono problemi, chiedi pure a lui. Va bene, parto subito. Ehi, calma. Per andare all'isola Cappucci c'è un solo traghetto al giorno. Beh, se è così, so chi potrà aiutarci. Un bruttissimo presentimento. Ehi, Amanda? Lo sapevo. Ho la patente nautica, vi porto io sull'isola, davvero? Allora, grazie mille, non preoccuparti, sarà una traversata tranquilla. Che ho fatto di male? Shh, non essere scortese, Pikachu. Ottimo, quindi adesso andiamo di là e parliamo con Amanda. Spero che tu riesca a trovare Harry più presto. Grazie, lo spero anch'io. Se c'è qualcosa posso fare per te, non esitare a chiedere. E mi raccomando, cerca di finire nei guai. Sì, farò attenzione. Lei piuttosto, se non vuole finire nei guai, deve smettere di prendermi per le orecchie. Allora, Harry. Harry ha risolto un sacco di casi insieme a Pikachu. Il signor Black si fidava di lui. Baker. Vabbè, queste si erano già fatte queste domande. Holiday. L'amico del signor Baker viene spesso a trovarlo. E la barca, eccoci qua. Va spesso in barca, che stavolta, qualche volta, a cavalcare le onde a tutta velocità, mi dà una sensazione inebriante. Ah, lo dicevo che avevo un brutto presentimento. Ok, Fletchling. Sì? Aspetta, no, volevo parlare con Fletchling. Adesso avevi portato quel messaggio. Sei ancora arrabbiata? Ma va, se ne sarà già dimenticata. Ai ai, va bene, scusami, accidenti, che caratterino. Ok, è una buona memoria. Amanda, vabbè, questa sera già fatta, anche questa, le domande. E possiamo uscire. Qui avevamo visto tutto. Noi ci viviamo. Beh, io vado a preparare la barca. Mi aspetti giù alla caffetteria? Ok. Oh no, andremo davvero in barca con Amanda. Speriamo bene. Andiamo. Perché proprio Amanda? Non gli piace a Piaccia. Quante storie. È gentile ad accompagnarci. Parli così perché non sai cosa ci aspetta. Almeno qualcuno è felice. Che cos'ha ludicolo? Non saprei, sembra persino più allegra del solito. Il carnevale Pokémon, cioè?
Già, proprio così! Il carnevale Pokémon! Io e Ludicolo non vediamo l'ora! Di cosa si tratta? Oh, pensavo lo conoscessi! Il carnevale Pokémon, eh? L'evento più famoso di Rime City! Arrivano persone Pokémon da tutto il mondo per vederlo! E il clou è la parte finale! Ecco, ora te ne diamo una piccola anteprima! Non so, ma non mi sembra un granché. Il carnevale Pokémon. Il clou del nostro carnevale è la parata. Viene gente da tutto il mondo. Sembra bello, che ne dici, Pikachu? Andiamo anche noi? Perché no? Ti mostrerò i miei fantasy pass di danza. Vabbè. Quest'altri l'avevamo già sentiti. Vediamo, parliamo anche con lei. Siamo stati a Carnevale Pokémon. Dice che ci va ogni anno. L'isola Cappucci. Non se ne sa niente, però se è un bel posto, ti piacerebbe andarci. Magari Pablo un giorno ti ci porterà. Torniamo indietro, vediamo, chiediamo a lui. Stiamo andando all'isola Cappucci, la conosce? Ho sentito dire che è il luogo ideale per rilassarsi. C'è anche un bel lago. Ci sembra un altro mondo rispetto. Ci sembrerà un altro mondo rispetto a Rime City. Vabbè, il caffè, vabbè. E poi Ludicolo è davvero bravo a ballare, vero? Ci esercitava ogni anno. Beh, speriamo che non trascuri le sue mansioni di cameriera. Ok. Sentiamo anche la signora. Il Carnevale Pokémon è un grande evento ricco di musica e danze. Ho sentito dire che l'isola fa caldo tutto l'anno. Pablo fa il miglior caffè in tutta la città. Ok, allora andiamo. Amanda, sei pronto? Sì! Abbiamo quindi deciso di andare sull'isola Cappucci per parlare con Walls e chiedersi, Walls e chiedersi degli agenti R. Non è fantastico? Questa barca ha 400 cavalli e li sento tutti! Proprio di questo! Avevo paura! Non puoi dirle di rallentare un po'! Picca, 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 picca! Sembra che anche Pikachu stia divertendo. Ehi, Amanda, non è che potresti rallentare un pochino? Ma che dici? Non volevo andare sull'isola? Lascia fare a me. Sì, va! Isola Cappucci. Che posto magnifico! Ho bisogno di sentire la terra sotto i piedi. Piace come va? Veramente non molto. Mal di mare. Ehi, tutto bene? Mi sembrate un po' incerti sulle gambe. Sì, per fortuna siamo ancora vivi. Forza, diamoci da fare. Allora, non ci mettiamo all'opera, eh? Ci vediamo dopo. Ciao, Amanda. Va bene. Comunica Becker che siamo arrivati. Poi vengo ad aiutarti a trovare Waltz. Ok, andiamo. Scopri dove abita Waltz. Bene, cerchiamo la casa di Waltz e raccogliamo il testimonianze in paese. Ok, andiamo. Ancora la nausea. Louise Mulligan, responsabile del Rhyme Resort. Forza, attiva, andiamo. Aspetta un attimo, mi cado. Ma come corri? A gambe corte. Che profumo di fiori. Ehi, là, il profumo che ti attira? Mi chiedo scusa. Smettila, non preoccuparti. E sprizzi. Un profumo incantevole. Un aroma unico al mondo. Siete dei turisti? Sto cercando una persona. Si chiama Walls. Lo conosce? Certo. È più avanti. Grazie. Se posso fare altro, chiedete pure. Mi chiamo Louise. L'isola Cappucci, io non abito sull'isola, ma la trovo davvero meravigliosa. E qui per lavoro sì, sto facendo una visita preliminare per la costruzione di un resort. Il progetto è ancora all'inizio. Poi, se cerchi questo, la sua casa si trova proprio in fondo a questo sentiero. Grazie mille. Parliamo anche con la Poki. Che profumi di fiori! Oh, il tuo profumo cambia a seconda di quello che mangi, forte! L'isola dice che quest'isola è piena di fiori di bacche, gli piace molto. E Waltz? Non ti sta molto simpatico. Forse sprizzi è piuttosto esigente fatto di gusti persone. Ciao, sei venuto a visitare l'isola Cappucci? Sai delle valigie pesanti? Stai parlando con la persona giusta. Ci ripenso io. Allora, l'isola Cappucci è la prima volta che visito quest'isola. È davvero un bel posto, vero? Il clima è sempre temperato e si mangia bene, si vive bene. E il posto è perfetto per le vacanze. Waltz? Sì, è venuto qui per parlare con Waltz. Sì, perché c'è qualche problema?
Ecco, vedi, Wells è un tipo un po', come dire, testardo. Forse in te fai attenzione a non dire niente che possa contrariarlo. Louise deve essere davvero in gamba, è la responsabile del tesoro. Lei è del servizio consegne Timbur? Esatto! Smistiamo i pacchi che arrivano via nave ogni settimana e li portiamo a destinatari. Oh, capisco. A dire la verità ci occupiamo di lavori di costruzione, ma tra un progetto e l'altro consegniamo anche i pacchi. In questo modo scenderanno utili per gli abitanti dell'isola. Ok, e anche questo, ci abbiamo chiacchierato. Qui c'è qualcosa? Sì, è la bacheca del servizio consegne. Qui che è? Timbo! Oh, guarda, un Timbur. Non se ne vedono tanti in giro. Non ne ho mai visti a Rime City. Ma vanno in giro con una trave? Dice che la usano per allenarsi durante le pause di lavoro. Ah, come sono davvero forti! L'isola Cappucci dice che su questa isola si trova del legname robusto, perfetto per costruire case. Poi Waltz. Non lo conosci? Non fa niente, non preoccuparti. Le travi. Quindi, man mano che procede, vi procurate delle travi più grandi. La forza fisica è molto importante per loro, eh? Ok, forza ragazzi, la pausa è finita, torniamo al lavoro. Una stele. C'è qualcosa inciso sopra, sembra molto antica. Guarda, Pico, l'area attorno alle stelle è tutta pulita. Si vede che la gente di Isola ci tiene molto. Azumarill! L'isola Cappucci. Questa ragazza se ti ha trovata ferita e ti ha soccorso, che fortuna. Worlds. Non conosci molto bene le persone che vengono qui, capisco che non fa niente. Andiamo dalla ragazza. Parliamo tutti. Benvenuto sulla nostra isola. Non c'è luogo migliore per un po' di relax. Però quando è arrivata la nebbia hanno cominciato a succedere cose strane. La nebbia. Walls, non saprei, non ho avuto occasione di parlarle spesso. Sembra che Walls non avesse molti contatti con la gente del paese. Già. Azumarill era ferita, se non sbaglio, un Pokémon che vive vicino al lago. Chissà cosa è successo. La nebbia, questo è un indizio però, non vediamo questo. La bandiera col simbolo, una bandiera col simbolo X. Come posso aiutarti? L'isola è un'isola meravigliosa. Waltz, lo vedo spesso passeggiare al lago. Da quando è apparsa la nebbia? Interessante, continua questa nebbia. Ok, Ducklet. Se l'è vista brutta, ma no, Ducklet. Cos'è che ha quel Pokémon? Sembra ferito. Ehi, tutto bene? Dobbiamo aiutarlo. Ehi, che fai? Mi avvicino a Ducklet. Milo. Poverino. Brucerà un pochino. Ma che bella! Ecco fatto, meglio, no? Un altro Pokémon ferito. Che strano. Abiti su quest'isola? Io sono Tim, lui. Io sono Milo. Per fortuna c'eri tu. Beh, questo è il mio compito di Pokémon Ranger. Sei un Pokémon Ranger. Come non li conosci? I Pokémon Ranger aiutano i Pokémon e difendono la natura. Oh, ma è fantastico! Vabbè, io sto ancora imparando. Però, senti, Milo, stiamo cercando il signor nome Walls. E perché lo state cercando? Non dimmi siete con quegli altri tizi. E quali altri tizi, scusa? Niente, niente, niente. Vi accompagno da lui. Di qua. Che tizi? Il mistero si infittisce. Tanto parliamo con questo qui che non ne abbiamo parlato. Ah, una faccia nuova, non ti ho visto da queste parti, l'isola. E Waltz, ho sentito che è colpa di Waltz se il progetto Resort dell'isola procede a rilento. Certa gente è veramente egoista. A quanto pare ad alcuni Waltz non sta molto simpatico. Eh sì, quasi a tutti, diciamo. Quadrato. Ah, Ducket. Le ferite, vedo che le sue ferite sono guarite. Ma cosa ti è successo? Ti sei ferita al lago, ma la nebbia era così fitta che non sei riuscita a vedere niente. È strano che ci sia una nebbia così fitta in una giornata così. Il tempo sembra sereno. C'è una nebbia. The Mist. Andiamo. La casa del signor Walls è più avanti. L'isola Cappucci. Sì, anche il signor Walls la trova molto interessante. Chissà che altri Pokémon incontreremo. I Walls. Conosci bene Walls? Sì, mi ha insegnato un sacco di cose sui Pokémon. Beh, mica per niente era uno dei migliori ricercatori Pokémon. Molti parlano male di lui, ma il signor Walls è una persona gentile. E Ducklet sembra si sia ripreso. Sì, per fortuna ha usato una funzione creata dal signor Walls. Ti porti sempre dietro una pozione? Sì. Da quando sul lago è scesa la nebbia, trovo spesso i Pokémon feriti. È piuttosto preoccupante. Ok, questi Pokémon feriti e la nebbia. Un cielo radioso, un mare cristallino, una natura incontaminata. E che c'è accanto a me? Tim. Che spreco di romanticismo.
Andiamo. Il consigliere Walls abita qui? Oh, che abbia un ospite. Signor Walls. Manectric. Che Pokémon interessante. Già. Ehi, sembri davvero forte. Ah, ma che ti prende? Pikachu, andiamo. Tss. Oh, se n'è alberato. Che sbruffone con le sue scariche di elettricità. Ehi, scusate, permesso? Ehi, John Walls. Non tirare, mi fai male. Lascia stare, signor Walls. Non agitarti, ragazzino, è tutto a posto, sono un poliziotto. E questo signore ha fatto cosa che non doveva fare. Deve essere lui, l'uomo di Holiday. Brad McMaster, vice ispettore di polizia. Fatti da parte. Neanche per idea, è innocente. Mi dispiace, temo che ti abbia ingannato. So dei testimoni attendibili che quest'uomo va spesso al lago, per non parlare del suo passato. Quindi deve essere lui il colpevole. E se sbaglia, signor Waltz, bastamilo per favore. Non voglio che ti preoccupi per me, ok? Vi sto praticamente a confessare, mamma mia, questo è un sbruffone. Non è vero, glielo dica. Chiedo scusa, ma non è per accusare. Come fa a accusarlo senza base solida? Non vorrei che diventate se mi schiacciano, ma non sono un dilettante, dice ispettore. Un detective? Sei un detective? Beh, questo cambia tutto. In questo caso ti chiedo di non intrometterti negli indagini della polizia. Incolpare qualcuno senza prove fa parte dei protocolli della polizia? Stanne fuori. Cambierai idea se troverò le prove che quest'uomo è innocente? Fai come preferisci. Intanto, Waltz, vieni con me, con il prossimo traghetto. Mamma, quanto è insopportabile questo! Grande viaggio. Dovremmo risolvere questo caso. Abbiamo trovato la casa di Waltz. E questo va bene. Bravo, Tim. Non ti sei fatto mettere i piedi in testa da lui. E stai diventando un vero detective. Cerchiamo di farci dire da Brad i dettagli di queste indagini della polizia. Vice ispettore Brad, puoi dirmi esattamente di cosa è accusato Waltz? Se proprio insisti, cosa sai della nebbia misteriosa che è calata sull'isola? La nebbia misteriosa, eccola qua. Una settimana fa si è alzata dal lago una misteriosa nebbia, e a quanto pare è la prima volta che succede una cosa simile su quest'isola. Potrebbe avere a che fare con quello che abbiamo sentito da Milo. Appena ha cominciato a diffondersi la nebbia, i Pokémon che vivono vicino al lago sono fuggiti qui in paese e avevano tutti varie ferite sul corpo. E lei pensa che dietro tutto questo ci sia Waltz? Esatto! Conosco bene il suo passato. Non sarebbe stato certo la prima volta che si serve dei Poké per i suoi usi per gli esperimenti, insomma. Non è vero, la smetta di dire bugie. Andrò a controllare di persona cosa sta succedendo al lago. Fai come credi. Dubito che riuscirai ad arrivarci, però. Il ponte è crollato. Ponte crollato. Che cosa? Beh, buona fortuna con le tue indagini. Indaga sulla nebbia misteriosa. Ok, allora. Innanzitutto dobbiamo andare al lago. Il ponte è crollato, ma ci sarà sicuramente un altro modo per andarci. Ok, quindi abbiamo fatto l'indagine e scoperto dove abita Waltz, e mi fermo qui con questa indagine e la prossima volta faremo l'indagine sulla nebbia misteriosa. Adesso io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale YouTube e soprattutto al nuovo canale Twitch dove ci sono le live. Troverete il link in descrizione. Comunque su Twitch sono Stratoxina. Benvenuti e ciao a tutti!